Alcuni di voi mi hanno chiesto, ma perché non parli mai del fondo patrimoniale? Parliamo di fondo patrimoniale, adesso ti spiego perché il fondo patrimoniale, dal mio punto di vista, ormai lo dicono fior fior di sentenze, la giurisprudenza è assodata, non funziona. Lo consigliano tutti perché costa poco ed è veloce. Te lo consiglia il commercialista, te lo consiglia l'avvocato, insomma te lo consigliano tutti. Te lo consigliano tutti, tranne il sottoscritto, ovviamente. Abbiamo già parlato in questo canale di tutela del patrimonio, separazione patrimoniale, abbiamo parlato di trust e a tal proposito vi dico che va analizzata la situazione per poter avviare un trust. Qual è la tua situazione? Perché lo fai? Come lo fai? Abbiamo parlato di separazione patrimoniale, abbiamo parlato di holding, abbiamo parlato di un po' di situazioni e continueremo a farlo. È inutile ripeterti come nella situazione economico, fiscale, finanziaria che stiamo vivendo in questo momento sia importante prevenire e tutelare il tuo patrimonio, anche i tuoi soldi, perché quando parlo di trust anche al fine di tutelare denaro, i tuoi soldi. Qui dentro, all'interno di questo canale, parliamo anche di tutela da possibili implosioni bancarie, quindi a tal proposito ti invito, se è la prima volta che ti trovi qui, ad iscriverti a questo canale e andare a vedere le sezioni e i temi che tratto. Gli strumenti di tutela ci sono, cioè c'è il vincolo di destinazione, ci può essere il trust, ci possono essere i fondi patrimoniali e di quelli oggi andiamo a parlare. No, a parte gli scherzi, non rido più. Oggi appunto ti parlo del perché il fondo patrimoniale, dal mio punto di vista, non funziona. Dal mio punto di vista e non solo, ovviamente. Prima di addentrarmi nelle motivazioni, voglio però dirti una cosa. Va bene tutelare il patrimonio, ci sono gli strumenti, va bene prevenire, ma ogni situazione va analizzata e ogni strumento va individuato sulla base della situazione specifica. Non c'è una soluzione buona per tutti, cioè questo vale per tutto nella vita. Ogni situazione ha bisogno di approfondimenti e ha bisogno della sua soluzione. Come sapete, comunque, tornando al fondo patrimoniale, il fondo patrimoniale è storicamente il mezzo di tutela più utilizzato dagli italiani, credo fino a poco tempo fa era così. Ora però le sentenze ci dicono che non funziona non perché alcuni lo attivano per tutelarsi da debiti che sono antecedenti, quindi vengono prima della costituzione del fondo patrimoniale. No, non sta funzionando neanche per quelli che assumono delle posizioni debitorie dopo la costituzione del fondo patrimoniale. Ma andiamo per gradi e vi spiego che cosa sta succedendo su questo tipo di strumento. Può costituire un fondo patrimoniale solo una coppia sposata, quindi sono esclusi i single e i conviventi, con la conseguenza che il bene all'interno del contratto, all'interno del fondo patrimoniale, non può essere venduto se non con l'accordo di chi ha sottoscritto, di chi fa parte della famiglia, di entrambi i coniugi. La proprietà, anche se costituisci un fondo patrimoniale, resta comunque in capo al precedente titolare. E questo è il primo campanello d'allarme. Cioè tu non ti spossessi di un bene, resta ugualmente intestato a te. Quindi non è come una vendita, dici fatto una vendita, faccio una donazione o l'azione revocatoria in 5 anni. No, lì almeno tu hai venduto un bene e qualcuno deve andarlo a recuperare, un eventuale debitore, creditore dei tuoi confronti. Qui il proprietario resta il proprietario precedente. Quindi attenzione a questo punto, perché è una differenza sostanziale rispetto a un conferimento, rispetto ad un trust, rispetto a una vendita, rispetto a una donazione e altro. In più, i frutti, cioè ad esempio i canoni d'affitto di un bene, devono essere destinati ai bisogni della famiglia. Insomma, gira tutto intorno ai bisogni della famiglia, gira tutto intorno ai coniugi, alla famiglia. In buona sostanza, si destina l'immobile ai bisogni della famiglia. Ora, cosa è accaduto? Che dietro a questa dicitura di i bisogni della famiglia, destinazione ai bisogni della famiglia, molti ci inserivano di ogni, ci inserivano più proprietà. E quando questi strumenti di tutela andavano a essere smontati da parte dei giudici, vedevano che in realtà non rispondevano a un vero e proprio bisogno della famiglia, ma era un modo per eludere, aggirare il creditore. In buona sostanza ti sto dicendo che il fondo patrimoniale negli anni si è sputtanato nei tribunali italiani, si è sputtanato al punto che i creditori non fanno neanche l'azione revocatoria. Cioè, dato che il bene resta in mano al vecchio proprietario, che in realtà è sempre lo stesso proprietario, ok,
e viene semplicemente inserito all'interno di un fondo patrimoniale a disposizione dei beni della famiglia, il creditore o debitore, dipende dai punti di vista, piglia parte e fa un'azione esecutiva, un pignoramento. Il giudice, che tu faccia opposizione perché sei nel fondo patrimoniale, neanche tiene in considerazione la tua opposizione e fa andare avanti l'azione esecutiva. Quindi non c'è neanche bisogno di attivare la revocatoria. Dici, boh, c'ho la revocatoria. No, niente, non scatta questa azione qui. Attaccano direttamente il bene e il giudice glielo concede. Non c'è nulla, che sia un finanziamento, che sia un debito fiscale, debiti con il condominio, imposte sui redditi, debiti da lavoro, non c'è nessuno di questi punti, nessuno di questi creditori che non sta riuscendo a ottenere il suo obiettivo, cioè arrivare direttamente sull'immobile. Ci stanno riuscendo tutti, quindi non c'è una tipologia di debito per cui, ok, il fondo patrimoniale funziona, per cui posso dire costituisco un fondo patrimoniale. Abbiamo persino delle sentenze di Cassazione, adesso l'ultima che mi risulta a me della Cassazione è dell'agosto del 2018, che va a confermare questa linea. Cioè, è vero che il bene è destinato ai bisogni della famiglia, ma è anche vero che i redditi prodotti dalla famiglia potevano andare ad estinguere delle posizioni debitorie con banche, fornitori, condominio, fisco, insomma quelli che ho nominato prima. E quindi tu con quei redditi potevi, anche in minima parte, far fronte alle tue posizioni debitorie. Ma c'è di peggio rispetto a quello che stiamo vedendo dai tribunali e quello che ti ho appena spiegato. Cioè, il fondo patrimoniale non è che non sta funzionando solo per i creditori o debitori, dipende dal punto di vista, antecedenti alla costituzione del fondo patrimoniale. Non sta funzionando neanche per quelli, i debiti sorti dopo un anno, due, dalla costituzione del fondo patrimoniale. Cioè, viene completamente ignorato. L'unica tipologia per cui ci sono alcune sentenze sono i debiti di gioco. Bene, se uno dei due, il marito, ha contratto una serie di debiti chiaramente dimostrabili che sono debiti di gioco, bene, il fondo patrimoniale va a tutelare l'altra parte, l'altro, la moglie, ok? Quindi va a tutelare i beni familiari. Ma se tu, per marito, hai contratto dei debiti con il fisco, hai contratto dei debiti con una finanziaria e tu dici, dato che li ho contratti io, non puoi attaccarmi il bene che è all'interno del fondo patrimoniale perché c'è anche mia moglie. Bene, ma la giurisprudenza dice appunto che i redditi di tua moglie beneficiano di questo fondo patrimoniale nell'aspetto positivo, ma devono partecipare a darti una mano per pagare quei debiti lì. Perché se nel fondo patrimoniale io tutelo i tuoi interessi attivi, positivi, ok, tua moglie deve anche tutelare il fondo patrimoniale, il bene stesso, cercando di aiutarti a pagare quel debito lì. Ribadisco un punto di cui ti ho accennato prima, che magari ti è sfuggito. Col fondo patrimoniale non c'è uno spossessamento del bene, quindi sta succedendo che anche se passano 5 anni e non è più possibile fare la revocatoria, il creditore, tu hai fatto il fondo patrimoniale nel 2012, ok, sono già passati 5 anni, tu dici il creditore non può più attaccarmelo perché ci ho fatto il fondo patrimoniale. No, sta succedendo che viene attaccato e non fanno manco l'azione revocatoria e il giudice concede l'esecuzione, quindi andare avanti, l'esecuzione immobiliare sul bene, quindi il pignoramento. Questi sono i motivi per cui non vi parlo del fondo patrimoniale, per rispondere ad alcuni dei commenti che ho ricevuto in relazione al trust, in relazione alla separazione patrimoniale, alle forme societarie e altro che ho parlato qui dentro. E ci tengo a ribadire un concetto importante: non è che quelle soluzioni lì sono adatte per tutti, ma vanno analizzate le situazioni debitorie, economiche, familiari. Va fatto un quadro completo per poi capire se c'è la possibilità di attivare una tutela del patrimonio, ok, che si chiama tale perché previene. Tutela del patrimonio non vuol dire scappare dai debiti, vuol dire cercare di prevenire o comunque cercare di fare le cose all'interno di uno stato di diritto, quindi all'interno delle regole, dando un significato ad una strategia di tutela del patrimonio. E chi mi ha contattato in questi mesi
per approfondire queste tematiche sa in questo momento di cosa sto parlando. Oltretutto ne ho parlato anche in altri video. Come al solito l'invito è quello di iscriverti al canale per rimanere aggiornato su tutte le notizie, le news, non solo le soluzioni debitorie, tutela del patrimonio, blockchain, ma anche le analisi sulle banche, sulla situazione finanziaria, situazione economica del nostro paese e non solo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!